La Torch Run, corsa della torcia, sta attraversando in questi giorni l'intera penisola e rappresenta l'occasione per annunciare l'arrivo di un grande evento, preparando le comunità nazionali ad accogliere gli atleti che parteciperanno all'evento di Torino 2022. In Abruzzo, dopo aver toccato lunedì 4 aprile la città dell'Aquila, la Torch Run degli Special Olympics è arrivata questa mattina a Pescara in Piazza della Rinascita, prima di approdare il 6 aprile a Sulmona. È una mattina meravigliosa, c'è il sole, c'è la gioia di questi studenti, c'è la gioia di questi atleti, sono veramente un messaggio di positività, di voglia di ripresa, la rivincita della vita in un momento storico un po' duro per tutti. Lo sport è stato sempre veicolo di pace e oggi lo deve essere ancora di più. Lo sport si fa carico di un messaggio, di un significato grandissimo in questo senso, e oggi tutti i ragazzi sono qui con questo scopo, la pace, la fratellanza, l'uguaglianza e soprattutto la voglia di ricominciare a vivere con il sorriso. Che hai raggiunto grandissimi risultati nello sport, hai vinto le medaglie olimpiche, cosa ti senti di dire a questi ragazzi? Mi sento di dire di inseguire il proprio sogno, di fare dello sport la propria compagna di vita, ma non per vincere medaglie o per raggiungere risultati. Certo, se quelli arrivano, bene, ma per godersi il percorso, perché è quello che a distanza di anni rimane nel cuore, è quello che insegna, è quello che cambia. Quindi vivere a fondo il proprio percorso di atleti e di ragazzi e cercare di trarne il più possibile insegnamenti, come delle spugne.